Buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Mi sono svegliata prestissimo stamattina perché ovviamente devo fare un sacco di cose e sto vloggando con il telefono perché ovviamente mi si è rotta la macchinetta, o meglio, ieri era rotta, oggi non ho ancora provato ad accenderla, però veramente mi sono svegliata tipo 30 secondi fa. Vabbè, lasciamo perdere la faccia che sono anche andata a dormire tardi, poi vi faccio vedere per fare quale grande cosa della vita salvare il mondo. Io tra pochi giorni devo partire e devo ricomprare anche la macchinetta, ovviamente. Parte ciò, bando alle ciance, il video di oggi in realtà questa mia giornata dove vi porto, perché proprio in procinto del viaggio ho detto non posso andarci con questi capelli, letteralmente due peli di topolino in testa. Vi avevo già accennato che volevo rimettere l'extension, ho preso la palla al balzo e ho detto ok. Tanto la cosa bella di questo tipo di extension è che sostanzialmente quando ti stufi, adesso poi con il caldo, l'estate, eccetera, le puoi togliere in qualsiasi momento. Primo step, però, colazione. Allora, ieri mia madre dovrebbe essere andata, sì, a ricomprare le mie cosine. In teoria le avevo chiesto l'albume, sì, lo vedo qua dietro. Perfetto, perfetto. Il mio lattuccio, anche se adesso vi dico perché mi sono svegliata a farlo. Questa è la colazione, solito albume. Praticamente dalla parrucchiera devo andare con Giulia, perché anche lei deve fare, insomma, un ritocchino al colore. Quindi mi ha detto, vediamoci prima, facciamo colazione insieme. Solo che lo sa che io sono a dieta, bla bla bla. Quindi io gli ho detto, ok, io faccio colazione a casa e poi mi prendo il cappuccino lì con te. Ma per abitudine ho fatto anche il latte, quindi dopo la dovrò praticamente guardare. Ti segui qua a fare la ninnetta, mamma, con la linguetta di fuori sempre. Buongiorno. Comunque, questo è stato il mio settaggio ieri sera. E praticamente, con il fatto che mi sono arrivati i nuovi glitterini del colore giusto, che ricordate gli altri erano questi. Invece io li volevo un pochino più di questo colore cangiante, che in realtà dalla fotocamera non si nota. Comunque, sto finendo, in realtà iniziando di decorare appunto l'Army Bomb. Ecco, forse qua si vede già un po' meglio il colore. Quindi ho usato quelli piccoli per fare i loghini anche dietro. E poi appunto l'ho riempito col fatto che ci stavo. Ho detto ok, lo faccio. Anche il laccetto. Ho cambiato tutte le scritte. Quindi ho mezzo perso la vista ieri sera per fare tutto ciò, ma stiamo bene. Quindi adesso mi do appunto una piccola sistemata. Ed ecco qui la macchinetta incriminata. Proviamo ad accenderla anche oggi. Ecco appunto. Niente, non è cambiato nulla. Poi mi dice spegnere e riaccendere. Ma il bello è che non è cascata. Cioè non le è successo nulla, quindi non capisco. Disperata. Che poi l'avevo pure fatta riparare da poco. Ok, non io letteralmente 3 minutes makeup challenge e più o meno ho fatto. Ovviamente cosa tipo un po' importante, magari non scordarsi una delle cose principali, cioè i capelli. Wow, infatti devo tagliare praticamente tutta questa parte un po' più sfilacciatina. Stavolta, strano ma vero, sono arrivata prima io di Giulia. Perché ovviamente lei venendo da un po' più lontano ha beccato un po' di traffico. Quindi per una volta non sono in ritardo. Non so perché ultimamente sono diventata una persona ritardataria quando io sono sempre stata quella che arrivavo in anticipo. Vi prego, ditemi che succede anche a voi. Detto ciò, quindi l'aspetto, così appunto l'accompagno a fare il call call. Poi io che mi vesto veramente super estiva, tutta di nero come sempre. Immaginiamo. Guardate dove mi ha portato Giulia! È la prima volta che Dove ti ho provo un messo il taglio? Sergio's by Ma Rustic. No, Rusticelli mi avevi già portata, chi questo è è? Sergio's. Wow! Niente! Non ce la posso fare. Così qua, riunite finalmente. Cioè, ma è un'intera! Ma mica l'avevo vista! No, non ci posso. No. E questa che è la crema al Nocciola. nocciola. Ciao! E poi guardate, Giulia! No, ragazze. Questo In vetrina. in vetrina. Loro praticamente gliel'ho chiesto se era in vendita. E mi hanno detto no, non sono in vendita. Quanto poi mi stavo a fare colazione e me l'hanno portato. Cioè, ti prego, mai visto il duplo? A parte una vita che non vedo il duplo. No, a parte che E io poi il ha duplo il così. No, ma cocco. mai visto così. Il duplo non era quello con le tre palle. È vero, ecco come era No. fatto. Ecco perché allora non me lo ricordavo. Cioè, assurdo. Ma quello è il mio Quindi cappuccino dopo chiaro senza faremo. lattosio al vetro. Questo. E Quello, cioè, è questo è il chiaro. latte macchiato. Non è chiaro, cioè pare un embrione d'estate. Polemica di prima No, mattina, allora la lei. colazione no. Certo.
Questa schiumetta è deliziosa. Sì, vabbè. Comunque, l'impasto del cornetto dello stegale è buono anche semplice. È fondamentale. Anzi, io semplice, ma mangio sempre. Sai dove lo vedevo sempre questo posto? Nei video dei food porn che guardo, dei ragazzi che vengono a registrare. Lui è vicino. Quindi dico, no, ci devo andare. Poi c'avevo la tatuatrice qua vicino, che poi tra l'altro ha cambiato studio. Davvero? Sempre stato. Questo è Ostia Fiumicino ancora. E allora sta per Ostia. Eccoli. Intanto inizia prima Giulia. Ciao. Ok, abbiamo lavato, asciugato e siamo pronte per il montaggio. Giulia, sta guardando il suo colore. Ma basta. La tizia è quella che è. Ah, non vedo l'ora. Cominciamo l'ora. Allora, stiamo montando ovviamente le varie fasce con i... Ovviamente li dobbiamo tagliare parecchio. Stamattina era libero Andrea, mi suocera. Montate, quante saranno senza quelle ciocchette? 180. I famosi 180 grammi. Carino, è tutto montato, questo modo. Un po' ricetto, così un po' naturale, un po' naturale. Da dove portaggio. Vieni? Dal mare, io li ho lasciati un po'. Ma che cazzo, dall'isola dei famosi? Uguale. Sei più bionda. No, io mi sono fatta grigia, mi sono finalizzata. Sì, praticamente adesso sì. Grazie Flavia, spunta, fai una... Flavia, spunta. Siediti, Dan. Tornata a casa, ovviamente neanche il tempo, mi sono già messa le mollettine qua per tenere ferma la frangia, perché sennò so che sto sempre lì a toccarmela e praticamente la sporco solo, quindi con le mollettine così almeno sto tranquilla. Devo ancora struccarmi, ho pranzato tardissimo ovviamente perché sono tornata relativamente tardi. Adesso mi riprendo 5 minuti, che non sembra, ma è stancante. Dici che hai fatto sostanzialmente nulla, è più l'attesa, il caldo, le cose. Eccomi qui, allora vi parlo un po' con le cuffiette sperando che l'audio sia migliore, ma non lo so, non ne sono molto certa. Ultimamente sono molto impegnata tra che devo andare in giro a truccare spose, fare trucchi da cerimonie eccetera, e ovviamente il mio lavoro qua online mi occupa tutto il tempo, però appunto sono felice di essere riuscita a fare questa cosa, anche perché, come vi ho anche accennato già su Instagram, TikTok eccetera eccetera, anche lì se non mi seguite andate perché vi perdete una parte di tutto il mondo, a breve, molto 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 breve, e spero anche di potervi dare qualche notizie in più, perché sapete che odio tenervi nascoste le cose, soprattutto le cose belle. A breve partirò per un mega viaggione. Spero appunto nel prossimo vlog di potervi dire proprio tutto apertamente, perché così non c'ha senso. Non mi andava assolutamente di partire con quei capelli veramente osceni che mi ritrovavo, ma ho avuto capelli più brutti in tutta la mia vita e quindi spero questo periodo passi in fretta, che ricrescano eccetera. Io sto continuando a prendere le vitamine, le cose, però ovviamente l'effetto che danno le extension, nel senso, non c'è bisogno che ve lo dica io. Poi questi qua che metto io sono appunto quelli con il micro ring, vi ho fatto vedere anche mentre le montava le varie sezioni, quindi ho diverse fasce lungo tutta la testa tranne nella zona qui sopra, che ovviamente un po' serve per coprire il tutto, quindi praticamente insomma questi sono i miei capelli, questi qua. E un po' è perché così insomma si è più comodi, anche se si vuole, che ne so, portare i capelli indietro, fare, non lo so, qualche acconciatura, qualcosa. Però rispetto alla scorsa volta che le ho messe, io le ho messe per la prima volta a settembre, più o meno, tipo metà settembre dell'anno scorso, e le ho tenute in realtà per un po' fino a dicembre, poi quando sono tornata da Los Angeles, un po' perché, non lo so, stavo in mezzo in crisi, un po' per cose, le avevo tolte, però ho sempre avuto il puntino di rimetterle, quindi questa è stata l'occasione giusta. Non so, magari in futuro poi le ritoglierò, le rimetterò, chi lo sa. Fatto sta che appunto le abbiamo messe in modo differente questa volta, proprio perché ho i capelli più lunghi di mio e quindi il tutto si riusciva a camuffare meglio, perché l'altra volta avendo i capelli, cioè tipo avevo i capelli corti fino a qui, se io non avessi detto nulla
e le persone mi vedessero così, chi lo penserebbe mai? Nessuno, anche perché tra l'altro il colore si fonde benissimo con il mio, nonostante questo dell'extension sia leggermente più chiaro. Oddio Amarok, scusa, ma mi ero seduta sopra, non lo so. Fail. Quindi sì, ovviamente ho riusato i capelli dell'altra volta e non li abbiamo neanche messi tutti. Io l'altra volta avevo messo 200 grammi pieni tondi. È avanzata questa fascia qui, poi le abbiamo appunto tagliate. Sono a buon punto, ecco, sono abbastanza pronta per partire. Diciamo questa era la cosa che mi premeva un po' più fare. Nella città dove vado hanno tutti dei bellissimi capelli, quindi... potevo veramente andarci in quelle condizioni. In più, insomma, foto, video, cose che dovrò fare. Ovviamente in questo momento ho mal di testa, tremendo. Sapete che già ci soffro di base. In più, appunto, ho dormito poco questi giorni, quindi carico. E questa cosa, appunto, di aver attaccato l'extension non gratifica il tutto, perché ovviamente le prime 24 ore le sentite molto sulla testa, proprio perché sono appena montate, sono... stretti gli anellini e tutto quanto. Infatti anche la prima notte, magari se non siete abituati, è un po' scomodo, però poi passa tutto, insomma. Quindi ecco, questo è l'unico lato negativo. Poi l'altro lato negativo sarà quando dovrò asciugarli e fare la piega da sola, perché appena esci dal parrucchiere sembra tutto semplice, no? Perfetti, tutti lisci, carini. Tra l'altro non mi sono neanche fatto fare i boccoli, quindi sì, tutto molto particolare, però sono molto contenta. Non c'è niente da fare, cioè secondo me i capelli lunghi hanno una spinta in più, in particolar modo sul mio viso stanno molto meglio. Allo stesso tempo a volte mi vedo con i capelli corti e dico, però sto bene anche con i capelli corti, quindi o forse ho la fortuna di star bene con entrambi i tagli, oppure non lo so, soffro di bipolarismo sostanzialmente. Quindi appunto mi metto seduta così li vedete bene. Sono lunghi, però secondo me è una lunghezza giusta e soprattutto gestibile, perché quando sono tanto lunghe le extension ovviamente non sono come i capelli normali, hanno bisogno di una piccola attenzione in più. E mi sono seduta sul computer, oh niente, oggi ho questa cosa di sedermi su qualsiasi cosa, soprattutto nella parte qui dietro bisogna stare sempre molto attenti, perché tendono magari a farsi i nodini, le cose, insomma, un po' particolare. Sicuramente l'estate per molti potrà non sembrare il momento più adatto per mettere appunto una cosa del genere, però lo sapete, io non vado al mare, vado in piscina, cioè non ho di questi problemi, quindi... Però sicuramente la massa si percepisce, quindi ecco, non aiuterà per quanto riguarda il caldo, sicuramente, ma bellezza e sofferenza. Aspettate che sposto un attimo qua il telefono. Volevo provare a rifare un attimino una prova con la macchinetta per vedere se funziona. No, non funziona, non funziona. Niente, speravo che magari lasciandola un po' e non toccandola rifunzionasse, ma no. Poi, altra cosa da fare, prendere qua il mio taccuino delle spese di maggio e segnare appunto le spese di oggi. Che giorno è oggi? Guardiamo dal computer, sì, è 25. Non avevo mai segnato le mie spese mensili e vi giuro, sono rimasta sconcertata di quanti soldi si spendano in un mese senza che neanche ve ne accorgiate. Perché come vi ho spiegato nel video dove appunto vi spiegavo che stavo comunque in una fase di risparmio e volevo segnare le spese proprio per capire, no, più o meno quanto era l'ammontare, sono rimasta sconcertata perché cose tipo la spesa, la benzina, ovviamente le spese della macchina in generale, tipo questo mese ho pagato il bollo, ho l'assicurazione e le ruote da cambiare, cioè già solo quello è un casino, le lezioni in palestra e le visite, cioè la vita è costantemente una spesa, quindi toglieteci tutto quello che è superfluo, tipo le cavolatine che potete acquistare, pranzi e cene fuori, che tra l'altro non ho fatto, quindi di quelle spese non c'è traccia. Cioè, vi giuro, è assurdo. Fatelo come esperimento e poi mi venite a dire, rimarrete scioccati secondo me. Veramente le uniche spese extra che ho fatto fuori dalle cose utili e di vitale importanza, diciamo, due cose dei BTS, quindi il Suzu, il DVD del concerto online e il preordine del nuovo disco, che ho preso però con i soldi che mi hanno fatto al compleanno, quindi non so bene come contarle come spese, cioè io in senso io le ho messe, le conterò come tali, però molto particolare. Poi ecco, meno male che siamo vicino a fine mese, quindi arrivano poi tutti i vari pagamenti, tutte le varie cose. Sicuramente un'esperienza.
Quindi, detto ciò, vorrei riuscire a decorare l'army bomb, che stavo appunto iniziando a fare il corpo, che è il pezzo più lungo. Così nel mentre mi vedo anche le puntate di The Vampire Diaries, perché sì, mi sono voluta fare del male e riniziare a vedere The Vampire Diaries, che sapete è la mia serie TV preferita di tutti i tempi. Insomma, tra una cosa e l'altra la guardo sempre tra virgolette di sottofondo, perché è tipo il 15° rewatch che faccio. Ormai vi saprei dire tipo le battute di ogni episodio a memoria. Fortunatamente, tra virgolette, anche se io lavoro sempre indirettamente, anche solo appunto registrando questo vlog, tutti i vari contenuti eccetera eccetera, oggi non ho dovuto lavorare al computer, quindi tipo mandare fatture, montare video eccetera eccetera. Ho solo da rivedere un contratto, che appunto sarebbe quello del viaggio che devo fare, e quindi una volta che poi ho sistemato quello sono libera per oggi. E vi dico per oggi perché comunque la giornata è quasi già finita, visto che sono le 6 di pomeriggio. Ci abbiamo messo una vita dal parrucchiere, però quando andiamo sia io sia Giulia è un po' lunga la cosa. Sono le 8 circa, sto continuando con la mia missione Strass. Ho scartavetrato tutto il corpo di questo oggetto, ho fatto qua intorno ai tasti e soprattutto tutta la parte qui sopra, più o meno messo a posto qui sopra. Qua quanto sono arrivata? Puntata 20, adoro. Ho lavato la spugnetta che ho usato oggi, ovviamente mi raccomando ricordatevi di lavarla tutti i giorni, soprattutto le spugnette, e soprattutto se le bagnate, queste è un attimo che si impregnano dei germi, batteri, cose, quindi lavatela sempre. Poi ho comprato questo che sarebbe tipo il coso per l'uovo alla cocca, avete presente? Tu che vorresti? Tu che vorresti? Mister Pancione? Mister Pancione che non ha cenato e... sento dei movimenti di pancia. Io in tutto ciò mi sono struccata e mi sono sistemata i capelli, perché una cosa importante delle extension è quando si va a dormire. Infatti dovete cercare o di farvi una coda bassa oppure una treccia, qualcosa del genere. Perché se li tenete slegati... letteralmente avete finito. Come ho finito io i brillantini, vi faccio vedere a che punto è la mia army bomb. Mai avrei pensato di dire una cosa del genere, ma eccoci qua. Allora, alla fine ho cercato di fare anche la scritta, quindi sono partita da fare il JK e poi ovviamente ho finito i brillantini, quindi mi sono dovuta fermare, e appena mi arriveranno gli altri finirò il corpo. Detto ciò, adesso invece sto aspettando Alessia che si connetta e facciamo la nostra chiamata Zoom, il nostro watch party, e poi sostanzialmente andrò a dormire, anche perché domani mattina devo risvegliarmi presto, devo andare a fare appunto la famosa visita, quindi staremo a vedere che cosa mi diranno, se mi diranno qualcosa, se poi dovrò aspettare gli esami, bla bla bla. Quindi io per oggi vi do la buonanotte, spero il prossimo video di girarvelo con la macchinetta, spero. Vi mando un bacio grande, ci sentiamo molto presto, ciao!